Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre camminavano per le strade, un tale disse a Gesù: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore. Prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. In queste tre sere ci ritroviamo per la celebrazione dell'Eucarestia, cercherò di offrirvi brevissimi pensieri, soprattutto dal testo del Vangelo. L'abbiamo sentito appena adesso proclamare e la prima riflessione che io vi offro è questa. La risposta che Gesù dà ai discepoli sembra una risposta estremamente dura, e di fatto lo è. Lascia che i morti seppelliscano i morti, che non è un'espressione di disprezzo verso i rapporti familiari, quanto la sottolineatura che chi è entrato nella logica della fede deve ormai valutare tutto da questo punto di vista. E quindi chi non appartiene al mondo della fede non è che sia morto, ma ha certamente un modo di vedere e di interpretare la realtà assolutamente diverso. Ora questo mi aiuta a entrare nelle poche cose che cercherò di dirvi. Io penso che diamo troppo spesso per scontato il nostro essere cristiani e credenti. Invece non c'è assolutamente niente di scontato. Il brano del Vangelo che è stato appena proclamato mette in evidenza che Cristo non cerca seguaci a tutti i costi, anzi ci fa riflettere, perché pone delle esigenze precise a chi lo vuole seguire, stabilisce dei limiti estremamente precisi. Ora proviamo a porci una prima domanda: che cos'è che ci distingue come discepoli di Cristo? Dimentichiamo per un momento che andiamo a messa la domenica, dimentichiamo che forse durante la giornata dedichiamo qualche piccolo spazio alla preghiera. Qual è la diversità tra noi credenti e quelli che non credono? Ora, la fede, come ce la presenta il Vangelo, è un rischio. Una fede che non rischia diventa un comodo rifugio contro un mondo cattivo, per esempio, da evitare e da combattere. Oppure è un modo di sentirsi riparati e in qualche modo assicurati sul futuro. Una volta ricordo che ha scatenato un certo sorriso in me una persona non anziana, per la verità, che mi ha detto: «Celebri una messa per i miei defunti e poi celebri una messa anche per me, per quando sarò morta, perché probabilmente nessuno si dimenticherà di me».
si ricorderà di me. E questa è evidentemente una fede di tipo contrattuale, per cui pago adesso quello che sarà il mio futuro. Ora la fede, se non si sta attenti, rischia, dicevo, di essere un comodo rifugio. Invece Gesù, quando gli domandano, gli pongono alcune domande, dà delle risposte estremamente precise. Mi soffermo su un tratto che ci permette poi di andare avanti con la riflessione. Gesù dice: il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. E lo si può intendere certamente al suo ministero apostolico, che lo portava da una parte all'altra della Palestina, ma si può anche intenderlo in un altro modo. Non ho dove posare il capo vuol dire rimettersi in gioco, rimescolare le carte. Talvolta sento delle persone che dicono: ma la mia fede è in crisi. Perché? Io ricordo il pianto di una mamma che ha perduto il figlio, e un figlio abbastanza giovane, e che mi diceva: non riesco più a dire il Padre nostro. Questo è non sapere dove posare il capo, cioè un tale sconvolgimento nella vita, che può essere generato dalla sofferenza, ma può essere generato anche da momenti di crisi, ci dice che in fondo la fede bisognerebbe saperla ridiscutere sempre. Quando ci si ferma su talune cose e le si ritiene sicure al punto da non saperle più confrontare, vuol dire che la fede è diventata un comodo rifugio. Io non ho né paura né vergogna di dire che ormai alla mia venerata età, sto raggiungendo gli 80, il contributo più vero alla mia fede, oltre la preghiera e la lettura del Vangelo, me l'ha dato ogni mio amico ateo, perché con i suoi interrogativi, con le sue domande, ha messo in crisi le mie sicurezze, perché davanti a talune realtà non si può rispondere con facilità oppure con delle frasi fatte, mutuate dalla fede. Davanti alla morte violenta di un giovane non ci sono risposte, ci si deve mettere in silenzio. Davanti ad alcune tragedie, io ricordo nel Friuli quando c'è stato il terremoto, sono andato dopo 2 giorni e ricordo che il pianto di un vecchio che davanti al cumulo di rovine della sua casa, e chi mi accompagnava era il parroco del paese, mi diceva: vedi, di sotto ha la moglie, il figlio, la nuora e 2 nipotini morti. E questo vecchio bestemmiava e continuava a dire: perché io in Dio ci credo? E bestemmiava. Io credo che quelle bestemmie lì siano state giaculatorie, forse hanno il valore di tante cose che diciamo noi per scontate. È l'uomo che, messo alla prova, vive la fede come sfida a Dio e gli domanda perché. In fondo è quello che è stato detto nella prima lettura da Giobbe. Gesù è persino duro, proprio dice addirittura di rivedere, di lasciare i legami familiari. No, chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. E allora proviamo a domandarci se l'idea di appartenenza, pur importante, non sia un'idea che ci sicurizza. Io sono credente, io faccio parte di questa associazione. Allora, le stesse realtà che ci hanno educati alla fede, come la famiglia, la parrocchia, l'associazione, sono realtà importanti che hanno contribuito e contribuiscono a farci crescere nella fede, ma devono appartenere ad un momento della nostra crescita per poi crearci un'autonomia interiore capace di vivere la fede anche in situazioni assolutamente diverse. In questo momento non ho un riferimento preciso, ma ricordo proprio che il cappellano di emigrati italiani diceva: quando entro nelle fabbriche dove lavorano questi emigrati italiani, adesso mi viene in mente Ragheping in Germania, so distinguere subito i veneti dalle bestemmie che dicono, no? Ora,
che cosa vuol dire sradicarsi da un ambiente, entrare in un altro ed essere coerenti con se stessi? Diamo troppo per scontata la fede. La fede va messa a verifica. Ora, l'appartenenza a determinate realtà, se per certi versi ci fa crescere, per altri versi invece diventa pericoloso, perché ciascuno di noi deve prendere il largo, cioè deve, come diceva il testo del Vangelo, deve relativizzare alcune cose. Gesù poi ci ammonisce, e finisco, di non voltarci indietro, di non rimpiangere il passato. Chi si volta indietro non è fatto per il regno dei cieli. Mi permettete una piccola memoria, un piccolo ricordo personale. Io sono figlio di operai, il papà lavorava nelle ferrovie dello Stato a Porta Vescovo in Borgo Venezia, e a 19 anni ho deciso di entrare in seminario dopo aver fatto gli studi pubblici. Papà era tornato dal lavoro notturno. Sono andato a salutarlo, era un uomo terribilmente schivo, non mi ha neppure dato la mano. Ciao papà, entro in seminario. Ricordo ancora come se la stesse dicendo adesso una frase: guarda di non tornare indietro. E a modo suo ha ripetuto la parola del Vangelo: chi pone mano all'aratro e poi si volta indietro non è fatto per il regno dei cieli. Ora Gesù ci ammonisce a non voltarci indietro, a non rimpiangere il passato. Il passato lo conosciamo e non richiede molti sforzi per viverlo. Il futuro non lo sappiamo, ci resta il presente. Ed è in questo presente che dobbiamo rischiare. È il presente della nostra età. Il rischio che corre chi ha un'età avanzata è diverso dal rischio del diciottenne, del ventenne, della coppia che si è appena sposata, che ha appena avuto un bambino. Il rischio del presente della nostra Chiesa oggi, a 50 anni dal Concilio, è diverso dai rischi che la nostra Chiesa sperimentava allora. Proviamo a domandarci il perché della crisi di vocazioni, il perché l'età dei sacerdoti diventa sempre più avanzata. Scherzando dicevo a una persona prima: cosa vuole, noi altri preti siamo come i panda, siamo una specie in estinzione, voglio vedere fra 20-30 anni. Non ci si rende conto di questo, ma non vuol mica dire che la Chiesa non abbia la sua vivacità perché ci sarà un numero minore di sacerdoti. Può voler dire ad esempio che c'è più spazio per le vocazioni laicali, certi ministeri possono essere esercitati dalla coppia, dalle persone, e questo significa vivere e rischiare sul presente, il presente del nostro tempo. Pensate la saggezza con cui 50 anni fa un vecchio papa, Giovanni XXIII, nel discorso di inizio del concilio diceva: ai nostri giorni si sentono delle persone pur brave, sante, che vedono nel nostro tempo solamente disastri. E lui diceva: noi, cioè io, usava il noi maiestatis, dissentiamo da questi profeti di sciagura, perché ci sono semi e germi di bene in ogni momento storico. Forse noi adulti o vecchi abbiamo la consuetudine di misurare il bene soprattutto dalla frequenza alla Chiesa, ai sacramenti, ma il bene è al di là dei nostri confini, al di là delle nostre catalogazioni. Quindi il presente va guardato come luogo in cui rischiare. Il presente della giovane generazione che gioca il futuro. Io, anche se sono vecchio, oso ancora presentarmi in cattedra, ma scopro che la giovane generazione è tutt'altro che disinteressata al discorso religioso, a meno che non si identifichi il discorso religioso con la pratica religiosa, che è tutt'altra cosa. Ma viene il momento in cui nella vita alcune realtà, alcuni fatti vanno ripensati, e riaffiora tutto quel contributo religioso che ha dato la famiglia, che ha dato la parrocchia, che ha dato la Chiesa. Ora
solamente chi sa scommettere sul futuro con speranza è un buon discepolo del Signore. Io credo che le letture di questa sera ci aiutino a superare un facile pessimismo, ma ci aiutino a guardare con realismo alla realtà. Soprattutto, consentitemi, per un motivo. Anche se l'uomo d'oggi, uomo o donna che sia, non ha importanza, è fortemente condizionato da tutti gli elementi del suo vivere sociale, dai mezzi di comunicazione, non dimentichiamoci mai che il cuore dell'uomo è proprietà di Dio. E dove l'esterno non riesce a penetrare, Dio con il suo sguardo, con la sua grazia, con la sua misericordia, con le sue provocazioni, riesce ad entrare.